sicuramente un bilancio positivo. Questa prima parte di stagione ci ha visto collezionare 29 punti, potevamo farne qualcuno in più. Una buona squadra, quindi sicuramente un bilancio positivo. Si va a Salerno, dopo la partita di Salerno sarà il mercato, abbiamo sentito notizie di Luca Leone, che ci può dire su questo e chi sarà il prossimo DS del Pescara? DS non ci sarà un prossimo DS perché ce l'abbiamo già, ce ne avevamo due, quindi rimane Giorgio, con il quale io già lavoro da tempo e quindi continueremo a lavorare insieme io e Giorgio. Luca secondo me è giusto che faccia un suo percorso perché lo merita, per me prima di tutto è un grandissimo amico prima che un mio collaboratore, quindi è giusto che abbia una sua possibilità. E quindi l'ho lasciato libero senza nessun problema e mi auguro che faccia bene perché anche a Pescara ha fatto il suo lavoro molto bene. Un'ultima, ci saranno dei rinforzi? Vedremo con le uscite, se ci saranno delle uscite sicuramente saranno delle entrate all'altezza della situazione.